competente. Ecco. Ma qualcuno di loro ti aveva chiuso dentro? Vedi, l'avevo chiuso dentro casa, non ve ne eravate accorti. Ma chi si fa capire? Thank you.
l'ha presa e chi non l'ha presa. L'hai presa e bravo. Acrobazia, tante calze e tanti dolci per i bambini. Una Befana acrobata? Diciamo di sì, un po' faticoso, però ce l'abbiamo fatta. Si sudava e si guardava ovviamente terra? Certo, certo, come sempre la sicurezza è la prima cosa e poi anche per la gioia di questi bambini. Ora, che effetto fa vedere strappare un sorriso sul volto dei bambini, che forse è la cosa più bella? Non io penso che al giorno d'oggi forse la cosa più bella è vedere i bambini sorridere, quello. È stato faticoso salire e scendere? Salire, più che altro salire, perché come vedete con tutte queste maschere addosso, non è facile salire e manovrare le corde. Quindi non c'era nemmeno il tempo di prepararsi, quindi è stato un tempo record. Cosa pensava mentre saliva e scendeva, nei punti più delicati del percorso? L'importante è far felici questi bambini e tutta questa gente che è venuta in piazza con noi. Lo spettacolo della Befana che si lancia dal campanile, un modo suggestivo, spettacolare per chiudere le festività natalizie a Sulmona. Andrea Ramunno, facciamo un po' il bilancio di questo Natale speciale per la città. Ma bilancio sicuramente positivo, il riscontro che c'è è molto 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 positivo, poi sicuramente se c'è qualcosa che non è andato si può sempre migliorare, però insomma diciamo, oggi è stato il culmine di un mese di eventi dal 6 di dicembre che ha rappresentato Natale in centro con l'associazione Dream On, quindi Manuel Di Camillo, e oggi è stato l'evento supportato invece dagli Alpini che va a concludere un percorso di un mese. Percorso che ha visto Trade Union ovviamente anche con gli esercenti, questa è la prova che quando si lavora insieme i risultati sono sicuramente più efficaci. Assolutamente, c'è stata massima condivisione con loro sia sulla scelta dell'intrattenimento, sui periodi, sulle varie fiere che ci sono state, quindi ripetiamo, si può sempre migliorare, però il supporto dei commercianti è stato molto molto sentito, quindi un grande ringraziamento a loro, alle associazioni di categoria, alle varie aziende che hanno creduto in questo progetto e quindi sicuramente un bilancio positivo. Lo spettacolo della Befana che si lancia dal campanile a Sulmona per portare sorrisi, dolci, calze a tutti i bambini, è un momento che ha visto anche l'organizzazione, la presenza della sezione ANA. Allora, sicuramente un momento magico, come abbiamo detto, però c'è stato molto pathos, no? Durante l'ascesa e la discesa, immagino anche la cura dell'organizzazione sia stata altrettanto. Sì, c'è stata molta cura nell'organizzazione, come dicevi tu Andrea, anche molto pathos, perché poi quando ti prendi determinate responsabilità stai sempre lì col patema d'animo, anche se sai che sei in presenza di professionisti, perché la Befana è stata personificata da un volontario della squadra alpinistica dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione Abruzzi. E c'è stato, diciamo che è stato un evento organizzato abbastanza bene, devo dire molto riuscito, la presenza è stata nutrita e voglio ringraziare chi ha collaborato con l'Associazione Nazionale Alpini nell'organizzazione dell'evento, ossia il Comune di Sulmona, in particolar modo il consigliere Andrea Ramunno che si è fatto un po' portavoce del calendario natalizio e l'Associazione Dream On.